prima cosa che mi sembra giusto è ribadire che Recanati ha vinto con merito questa partita, giocando molto bene, giocando sulle nostre difficoltà, non c'è alcun dubbio, la pallacanestro è fatta di questo. E oggi, come sempre, si esce dal campo con la consapevolezza di aver dato tutto, ma aver trovato una squadra che effettivamente aveva qualcosa in più e è riuscita a dimostrarlo nei 40 minuti. Quindi bravi a loro e stupidi noi, ma stupidi e ci possiamo rimproverare che cosa? Rimproverare che i 7 giocatori che abbiamo a disposizione li abbiamo fatti giocare tutti, li abbiamo fatti giocare con una giusta alternanza, che abbiamo sofferto dal primo istante dal punto di vista fisico la squadra avversaria, che probabilmente noi oggi non siamo pronti però per il roster che abbiamo a disposizione a fare partite così nel breve, così con pochi giorni di recupero, e che sicuramente oggi Recanati dal punto di vista della presenza, fisica e della freschezza fisica è decisamente superiore alla nostra gara. Quindi sono considerazioni che vanno fatte, oltre al fatto che ha giocato meglio di noi, mi sembra ovvio che la squadra comunque deve giocare meglio rispetto a te, oggi mi sembra che Renato l'abbia fatto, secondo me ha trovato anche una viola che effettivamente dopo i primi 20 minuti era già alla canna del gas, anche se devo essere onesto, noi abbiamo recuperato nel secondo quarto quando Recanati, vuoi per problemi di falli, vuoi per problemi di rotazione, ha dovuto tenere il giocatore che noi soffriamo di più e che oggi è vero anche, come ha detto Sacco, che l'abbiamo visto poco, però è una presenza per noi, per loro, importantissima, e nel momento in cui è rientrato in campo quella presenza si è fatta sentire e non batti balle, noi siamo tornati subito sotto nel punteggio perché dal punto di vista fisico lui è effettivamente... È un giocatore che a questi livelli onestamente ne ho visti pochi, aveva già giocato nel livello di Serie 2, in questa Silva secondo me è un giocatore dominante e lo ha dimostrato. Qua c'è, dicevi che le partite ravvicinate avete sofferto il recupero, ma Rush, notizie quando ritorna, l'entità dell'infortunio? L'infortunio di Rush è un infortunio fastidioso. È proprio in virtù di poche rotazioni. Fastidioso, abbastanza lungo e nel recupero bisogna avere pazienza. Nel senso che stiamo facendo, lo staff medico diciamo che 24 su 24 è a disposizione solamente di Rush, perché gli altri sono stanchi, ma più che fargli riposare, cercare di farli riprendere, non abbiamo altro da fare, non hanno grossi problemi, se non piccoli acciacchi. Lo staff medico è a disposizione di Rush, nelle ultime 2 settimane è stato a sua disposizione, e noi ci auguriamo di averlo, di recuperarlo, non so in quali condizioni, poi fisiche, di recuperarlo per la prima partita in casa, per la prossima partita in casa che faremo contro Scafati. La verità è che noi oggi, ripeto, noi oggi non siamo la squadra di 3 settimane fa, siamo una squadra decisamente diversa. Ripeto, fare i complimenti alla Canati è d'obbligo perché ha fatto una bellissima gara e ha giocato benissimo contro di noi. Però bisogna anche dire che effettivamente oggi è tornata a Reggio Calabria alquanto dimessa dal punto di vista proprio della forza che poteva mettere in campo. Noi oggi siamo proprio sciolti come la neve al sole. Cioè, anche con una squadra che ha fatto 42 punti da 3 punti. Ha giocato bene, io ripeto, dare giusto. È vero che noi ci siamo messi a zona, abbiamo cercato di fare qualcosa di diverso per cercare di creare qualche difficoltà maggiore, per cercare di non dargli quella sicurezza, quella facilità che avevano nel far canestro, abbiamo cercato di camuffare qualcosa, di modificare qualcosa. E in parte ci siamo anche riusciti, abbiamo recuperato nel secondo tempo, nel secondo quarto, abbiamo recuperato parte del gap che comunque di quello svantaggio che comunque Recanati aveva accumulato anche giocando estremamente bene. Ripeto, l'abbiamo ripreso nel momento in cui sia Lorenz che Mosley erano seduti, quindi abbiamo avuto la possibilità di poter riprenderci la partita nel momento in cui i loro due giocatori più importanti insieme a Sykes, due di loro erano seduti. E abbiamo ripreso un po' la partita. Nel momento in cui è iniziato il terzo quarto, onestamente noi fisicamente eravamo già finiti e questo ci ha creato grosse difficoltà, non c'è alcun dubbio. Non a caso Eric Rush all'andata fu il miglior giocatore di quella partita, perché queste partite vanno vinte con giocatori di quel tipo lì. Noi oggi, ripeto, nonostante la buona volontà dei nostri giovani, siamo contenti di metterli in campo, di fargli fare dell'esperienza, però poi pagano dal punto di vista della pericolosità, del tipo di apporto che possono dare, che un giocatore di quel genere può dare. Diverso è se tu hai una squadra
per come l'avevamo costruita noi all'inizio dell'anno, dove abbiamo i giocatori più esperti, un po' più diciamo pronti a questi livelli, che come giustamente dice Sacco sono livelli pazzeschi, perché questa, la vera Serie 2 è questa, ragazzi, cioè Scafati che cambia per l'ennesima volta squadra e prende un altro giocatore, Latina che ne prende uno ogni settimana, cioè Piacenza che prende due top player, cioè ragazzi, qui ricordiamoci, lo ripeto sempre, con orgoglio diciamo che noi siamo Reggio Calabria, con orgoglio, però Reggio Calabria deve capire che è Reggio Calabria, non siamo la Reggio Calabria della Panasonic, siamo la Reggio Calabria nuova che sta lavorando per cercare di riprendersi un po' di pubblico, di far riavvicinare giustamente la gente che per tanti anni è stata comunque vicina alla Viola, e questo è il nostro obiettivo quest'anno, ma noi oggi non siamo al pari di neanche dell'ultimo in classifica che ha la capacità di prendere due giocatori importanti da Eurolega e metterli dentro nell'ultimo 10 giornate di campionato. Noi siamo un passo al di sotto di queste squadre, che mi sembra ovvio che la difficoltà nel momento in cui un giocatore di questi si fa male, è normale che la squadra cominci a avere qualche difficoltà e qualche problema ce l'abbiamo, non possiamo nascondere. Una squadra che riesce a battere Omegna con 5 giocatori, ma siamo gli stessi che abbiamo vinto a Omegna. Siamo gli stessi che abbiamo perso in casa con Treviso e che abbiamo perso in casa oggi con Reganati. Però ripeto, il livello oggi delle squadre, come Sacco ha detto bene prima, è un livello estremamente alto. Cioè oggi non puoi scherzare, non hai tempo per scherzare, perché le squadre sono così ben organizzate, così ben strutturate, che se tu non sei allo stesso livello tu le prendi. Oggi Treviso ha preso 20 punti a Scafati, ha perso domenica scorsa anche loro in casa prendendole da Roseto, cioè oggi non si può scherzare, cioè non c'è una squadra più forte delle altre, ci sono le squadre tutte di buon livello e la differenza la fa quando le incontri e come le incontri. Cioè noi oggi avessimo incontrato Reganati al completo probabilmente avremmo perso lo stesso, perché oggi Reganati ha fatto una grandissima partita, non vado a dire con Rush avremmo vinto, avremmo perso ugualmente, ma sicuramente la differenza in campo non sarebbe stata così evidente, perché poi le differenze in campo diventano ancora più evidenti. Ho sentito qualcuno che ha detto però ci siamo abituati a prendere 20 punti in casa, ha detto una bestialità, ha detto veramente un'idiozia, una cosa da idiota ho sentita dire. Ma ci siamo abituati a che cosa? Secondo voi fa piacere a noi entrare in campo e perdere? Non fa piacere nulla, mi sembra ovvio che non ci fa piacere, ma oggi si perde perché oggi non siamo nelle condizioni di poter contrastare niente e nessuno, perché abbiamo delle difficoltà oggettive, cioè ce le abbiamo, siamo lì, ci sono, si vedono, sono evidenti. Poi ripeto, in tutto questo contesto è vero anche che avrei preferito fare 10 falli in più anziché 10 falli in meno, che mi sono incazzato per altre 1000 situazioni che non sono avvenute. Benissimo, questo ci sta, nelle sconfitte ci sta, non si è mai contenti di perdere, non si è mai contenti quando si perde, quando si perde poi di 20 punti in casa è pure un po' incazzato. Benissimo, io lo sono, però non voglio sentire idiozie, cioè bestialità, per favore, io non ce la faccio, non ne sopporto. Diciamo che oggi si è perso una buona squadra che ha Reganati, diciamo che oggi la Viola sicuramente non ha fatto una gran partita e non c'è alcun dubbio, che abituarsi a prendere 20 punti mi sembra che forse negli anni passati era abituato a questi, quest'anno mi sembra che le cose stiano andando in maniera decisamente diversa. Abbiamo riportato entusiasmo al palazzetto ed è il nostro obiettivo quello di mantenerlo inalterato fino alla fine dell'anno, questo è il nostro obiettivo quest'anno, con le nostre poche risorse, con le nostre difficoltà, con il grande orgoglio che viene proprio dalla gente di Reggio Calabria, e di Reggio Calabria ci sentiamo e sappiamo di essere in una realtà difficile dal punto di vista economico, perché se avessimo 10 sponsor probabilmente oggi saremmo a parlare di altro. Noi abbiamo un solo proprietario che si mette effettivamente e fa grandi sacrifici insieme a poca gente che gli sta vicino, quindi sappiamo di dover soffrire, ma lo sapevamo a luglio. Mi sembra che oggi probabilmente dopo una parte di campionato un po' brillante qualcuno se lo sia dimenticato, e questo a me chi ha poca memoria mi fa incazzare, ragazzi. No, ma so prendo con voi, ma siccome poi ascolto, sento, la gente parla, mi sembra che non apprezzare il lavoro che è stato fatto fino ad oggi solo esclusivamente perché la sfiga ha voluto che il miglior giocatore di questo campionato, facendo un cazzo di salto stupido, si rompesse un dito del piede, che la sfiga, io dico, certe volte ci vede benissimo, non è vero che non ci vede, ci vede bene bene, è andato a colpire il momento più importante del nostro campionato, il giocatore forse più, diciamo che aveva più brillato in questa prima parte, ha beccato noi, dobbiamo un po' stringere i denti, cerchiamo di non mollare la presa, cerchiamo, se avessimo mollato la presa a Verbania avrebbe preso 40 punti, e invece andava a Verbania a giocarci la nostra partita. Mi sembra ovvio che tante piccole cose per riuscire a vincere devono combinarsi.
nel modo giusto. Oggi non possiamo pretendere che i giocatori che hanno e devono far fronte alle difficoltà che abbiamo, che sono quelli di essere in pochi, di essere abbastanza stanchi. Per giunta manca un giocatore così rappresentativo come Eric, non possiamo mica chiedergli la luna. Ogni tanto probabilmente dobbiamo anche accettare le sconfitte che a nessuno piace subire, voglio dire. Però oggi mi sembra ovvio e scontato che quello che è capitato, niente, siamo, penso, nella parte alta della classifica, siamo ancora quarti. Domani vediamo Tortona cosa fa, però mi sembra di essere ancora quarti o siamo quinti. Lo scorso anno e l'anno precedente ancora e l'anno precedente ancora non mi sembra che ci sono stati degli inizi così brillanti. Noi ci auguriamo di non afflosciarci e di non rovinare tutto quello che di buono abbiamo fatto fino ad oggi, quindi il nostro pensiero è quello di poter andare ancora avanti, di poter continuare a stare in zone che probabilmente all'inizio dell'anno nessuno ci avrebbe assegnato, però oggi ci piace anche stare lì, non abbiamo paura di stare in quelle zone, vogliamo comunque continuare a starci, ma con l'aiuto e il contributo di tutti e con nessuno che si autoflagella, perché qui deve autoflagellarci, non c'è nessuno, pensa a Piacenza che ha speso un botto di denari solamente 2 giorni fa al presidente suo, al suo allenatore, secondo me se oggi va e si spara, fa anche, beh, poverino, non si va a sparare, nel senso dal punto di vista proprio non fisico che va a spararsi, però probabilmente ha più problemi di noi oggi rispetto a Matera che ha dovuto reinvestire del denaro per cercare di essere competitivo rispetto a tantissime squadre, penso Latina, Scafati, penso a tante squadre che oggi probabilmente hanno dovuto investire molto ma molto di più per trovarsi in una condizione ancora precaria. Noi oggi, ringraziando a Dio, non stiamo parlando di retrocessione, stiamo ancora parlando di una posizione di classifica estremamente dignitosa, ci auguriamo di vincere ancora quelle 3-4 partite che ci garantirebbero in maniera assoluta per un grande anticipo di salvarci, quindi di fare quello che giustamente la società mi ha chiamato a fare, cioè quello di riportare entusiasmo in una città che di entusiasmo non aveva più e di salvare questo titolo. Mi sembra di essere in piena, di essere non solamente io, insieme alla mia società, di essere come società, come dirigenti, come direttore sportivo, come presidenti, come giocatori, come allenatori, come staff tecnico, mi sembra di essere che siamo sul livello e siamo addirittura forse andati leggermente oltre ad ogni più rosea previsione. Quindi dobbiamo cercare oggi di mantenerla, che sarebbe un peccato farsela sfuggire. Poi arrivare ai playoff, beh, onestamente il sogno del cassetto che avevo all'inizio dell'anno, ma all'inizio dell'anno se avessimo pensato minimamente di trovarci oggi qui a dover discutere una sconfitta che onestamente mi rode, che a me, adesso non so se questa le mandate in onda, mi auguro di no, un po' il cazzo mi fa girare, questa tagliala in diretta, mi sembra, quindi non la possiamo tagliare, la lasciamo così com'è, però è così. La verità è che un po' mi disturba questo, mi dà fastidio, è inutile che mi nascondo, mi giro il cazzo, è inutile che la dico in un'altra maniera, così si dice. Voglio dire, allora probabilmente oggi non mi fa piacere dover commentare una sconfitta, non mi fa piacere oggi ritrovarmi con una squadra che non è più la mia perché un giocatore importante è da 3 settimane che lo vedo solamente che cammina, porco cane, e un po' incazzato mi trovo. Dopodiché non giustifico niente nessuno, dopodiché sono il primo che comunque si mette sul banco degli imputati, però per favore non mi fate sentire roba del tipo che ci stiamo abituando a prendere 20 punti perché a me viene da impazzire. Io sono regino puro sangue. Questa è una caratteristica che ho avuto e che ho portato a Latina quando ho vinto, a Trapani, a Matera, sono dove ho vinto e ho portato la mia mentalità, regina, da stronzo, quale mi sente e quale sono. Benissimo, non mi piace, non sono contento per nulla, lo sa la squadra, lo sono tutti quanti, però non voglio che nessuno metta in dubbio il lavoro del mio staff, il lavoro della mia società e il lavoro che è stato fatto fino ad oggi, perché se no questo mi fa impazzire. Qui dobbiamo cercare tutti quanti di spingere nella stessa direzione, che se non spingiamo tutti quanti sta barca nella stessa direzione siamo veramente degli idioti. Allora, siccome non mi piace avere a che fare con gli idioti, ripeto, oggi qualcosa l'ho sentita, stiamo tranquilli, stiamo calmi, non siamo pronti ancora per andare in A1 perché probabilmente abbiamo bisogno ancora veramente di fare tanta strada, tanto stiamo però mettendo le basi, finalmente mettiamo le basi perché questa squadra, questa società ritorni ai fasti di un tempo. Poi come tutte le cose vanno costruite un po' per volta, questo è il primo passaggio, è il primo passo verso la costruzione di una cosa che possa
arrivare eventualmente realmente a poter competere per andare in Serie A. Ma oggi non siamo per niente pronti. Sicuramente lo siamo però di più dello scorso anno, dell'anno prima ancora e dell'anno prima ancora. Un passo in avanti lo abbiamo fatto, quindi grazie al lavoro fatto in precedenza, quest'anno abbiamo fatto un altro passo in avanti, che è quello di aver riaperto un palazzetto e aver fatto ritornare l'entusiasmo a Reggio Calabria. Questo è l'obbligo che oggi mi sento di dover mantenere fino alla fine dell'anno. Questo è l'impegno che io posso garantire ai miei concittadini, ai miei amici reggini. Oggi Benedetto ha l'impegno di mantenere vivo questo entusiasmo e farà di tutto per mantenerlo. Di questo potete starne certo.